do it. Here we come, here we go. We gotta rock, rock. Easy come, easy go. Now we on top. Feel the shot, body rock. Rockin', don't stop. Round and round, up and down. Recordamos a nuestros espectadores que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Chiaressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'Arena Bella. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono l'ora di ammirare le giocate dei loro campioni preferiti. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. L'Emirates Stadium è chiamato la biblioteca dai rivali per la supposta quiete dei tifosi dei Gunners, ma oggi non sembra confermare questa fama. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Deve solo tirare. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Iniesta vede lo scatto e cerca la profondità. Allontana il pericolo. Matheus allarga il gioco a destra. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Il portiere la calcia lontano. Cercano l'azione veloce. Ci prova con un pallone profondo. Supera il diretto avversario. Ecco il tiro! Rummenig, opportunità di ripartire e passa. Cerca l'uomo là davanti. C'è Messi. Neymar. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Errore qui, pallone sprecato. Rummenig provano a partire in velocità. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Grande occasione sul filo del fuorigioco. Occhio al tiro! E c'è il gol del Barcellona. E arriva così il gol del vantaggio. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti, vedi Fabio, sono guai.
e il risultato si sblocca, 1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. E trova il compagno. Prova a darla profonda, nello spazio. Preferisce il retropassaggio. Xavi. C'è un'opportunità. Ottimo intervento. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Se ne va. Intercetta il passaggio, pericolo. Un tocco infelice salva la situazione. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Hernandez. Mbappé. Xavi. 15 minuti alla fine della prima frazione. Rummenig. Ecco un'occasione di contropiede. Beckenbauer. Ecco Vieira. Costruiscono la manovra con sicurezza. Si avvicina alla porta. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Difesa energica e decisa. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Pallone interessante, in verticale. Sceglie di andare per vie verticali. Che pallone gli ha... Rummenig! Beffa l'estremo difensore! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo. È stato un tiro magnifico. Non ci ha pensato due volte. Ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione e ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto. Una conclusione splendida. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Non la passa liscia, si prende un cartellino. Skriniar. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Supera il diretto avversario. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova Iniesta. Da lì può concludere. Palla filtrata per Messi. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Che primo tempo hai visto, Luca? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Il secondo tempo è cominciato. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Iniesta. Vieira. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta... Messi! Il pallone esce di un'inezia. Prova a darla profonda, nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Decide di giocarla in profondità. Vede lo scatto e cerca la profondità. Questo errore potrebbe essergli fatale. Può tentare la conclusione. Ha provato il tocco sotto, nulla di fatto. L'intenzione era ottima, ma non ha impattato bene la palla. Sbattono ancora contro la difesa. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Mbappé.
Va dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Pallone interessante, in verticale. E passa! Non si lascia abbindolare, recupera palla. Prova a verticalizzare. Qui può partire il contropiede. Supera il diretto avversario. L'assistenza a este partito vede lo scatto e cerca la profondità. 79 spettadores. Serve il compagno più indietro. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Xavi intercetta il pallone, ben fatto. Low. La giocano rapida, nello stretto. Palla in avanti, verso il compagno. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Vieira. Tocco preciso. Messi. Estremo difensore, la calcia lunga. C'è l'opportunità per il contropiede. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Low prova a darla profonda nello spazio. Prova a giocarla in profondità. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Xavi. Prova Iniesta. Ottima circolazione del pallone. Può andare in rete. Era un pallone invitante. Può concludere. Ci mette una pezza. Xavi. Vediamo se può capitalizzare. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Sceglie di andare per vie verticali. Passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Messi. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. La mette in avanti. Bastava un tocco leggermente più accurato, l'idea però non era niente male. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Rummenig. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Ce l'hanno fatta, una grandissima vittoria. Guardate la gioia dell'allenatore. Signore e signori, vi informiamo che la radiocronaca dell'incontro è trasmessa sulle frequenze della radio ufficiale del club.
Ben ritrovati amici da casa. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la più dei grandi match e ha un'importanza anche relativa nel quadro generale della competizione. Ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. La competizione e lo spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Messi è uno di quei giocatori per cui il tempo sembra non passare mai. Nel 2019, dopo 15 anni di carriera strabiliante, si è addirittura superato. Dici l'anno in cui ha totalizzato più gol che presenze, segnando 51 gol in 49 partite del campionato e Coppa. Tentato! Miracolo di Julio César! E questo è il genere di parate che ci si aspetta da lui. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Decide di giocare la corta. Filtrante per Iniesta. Preferisce il retropassaggio. Può tentare la conclusione. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Mbappé. Filtrante per Iniesta. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Kakà, Neymar, passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. E il portiere ci mette una pezza. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Mbappé. Xavi. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Mateus, c'è Messi, occasione per il contropiede, ci prova con un pallone profondo, Messi, grande prova di forza. Mbappé prova a darla profonda nello spazio e passa. Rummenig, passaggio intercettato, la mette in avanti. Qui può partire il contropiede. Vieira. Niente gol né da una parte né dall'altra. Supera il diretto avversario. Cercano un'azione veloce. Può liberare il tiro. Prova la toglie dalla porta. Il portiere è stato impeccabile. Ora parlerà con i suoi per evitare di ritrovarsi in situazioni simili troppo spesso. Rummenigge. Palla filtrata per Messi. Salvati dal palo. E c'è il gol del Bayern di Monaco. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Messi, Rummenig. Costruiscono la manovra con sicurezza. Palla a Messi. Cerca il tiro. Miracolo di Julio César. Costruzione di gioco efficace, non altrettanto la conclusione. Occasione preparata bene, con qualità. Sfruttando uno dei fondamenti del gioco, dai, vai, ricevi e tira. La difesa può tirare un sospiro di sollievo.
Mbappé, Iniesta. Ecco un'occasione di contropiede. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Messi. Non ci può arrivare nessuno qui. Spazza il pallone senza fronzoli. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Pallone lungo in verticale. Mbappé. Pallone interessante in verticale. La butta via, non trova altre opzioni. La difesa è invalicabile oggi. Iniesta. Vieira. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. C'è l'opportunità per il contropiede. Si avvicina alla porta. Ha spazio per Mbappé. Miracolo di Julio César. Gli lega la gioia del gol. Che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Soltanto uno dall'altra parte. Ottimo disimpegno, la spazza via. Rummenig. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Questo calcio piazzato può aiutarli a consolidare ulteriormente il vantaggio. Xavi si prepara a battere a rete. Xavi, un gol semplicemente fantastico. Questo è un gol stupendo, stupendo. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Un colpo di genio. Va a metterlo proprio lì ed è riuscito nel suo intento, facendolo quasi sembrare semplice. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Decide di sfruttare la fascia. Cerca l'uomo là davanti. Qui può partire il contropiede. Vede lo scatto e cerca la profondità. Che pallone gli ha dato Messi. Mbappé. Sceglie di andare per vie verticali. Prova la giocata di misura. L'arbitro dice basta, manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. L'azione è già ripresa. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Neymar, occasione per il contropiede. Marquinhos. Ecco Xavi, vede lo scatto e cerca la profondità. C'è il retropassaggio. Va via in profondità. Xavi, Rudiger, non si fa superare. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Messi. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Riceve la palla. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Mateus. Mbappé. Passaggio splendido, una chance. Iniesta. La Roma tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. Guadagna metri.
Sostituzione per la Roma. Con questo sono 4 i calci d'angolo battuti da loro finora. Soltanto uno battuto dagli avversari. Numero 3. Hernandez. Lasciano il campo per Vieira. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Ci prova con un pallone profondo. Fa male i calcoli, il pallone non passa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. La fanno girare. Ecco il tiro! Hanno trovato il gol! Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso. Se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Pallone interessante, in verticale. Pirlo. Pedri. Prova a darla profonda, nello spazio. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. È proprio così. Va alla ricerca di un compagno davanti. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Sulla destra. Messi. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Cerca un'azione veloce. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Rimediano un calcio d'angolo. Sostituzione per la Roma. Numero 13. La palla termina sul fondo per quello che sarà il loro quinto calcio d'angolo. Avversari bloccati a uno. Sceglie di battere corto. Messi. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Da può colpire! Infilza il portiere! A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita! È stato un cambio veramente azzeccato. Sostituzione per la Roma. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. È il suo momento, vedremo se riuscirà a imporsi sulla gara. Con il suo ingresso il finale si farà incandescente, Fabio. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. E passa! Qui cerca il tiro! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. De Paul! Palla riconquistata immediatamente. Pedri. Son Heung-min. Opportunità per Rashford. Opportunità di ripartire. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pedri. Provano a partire in velocità. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione.
Pedri, Osimhen. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Un recupero provvidenziale. Pallone interessante, in verticale. Errore qui, pallone... Attenzione al tiro! Non si passa, ottima parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Una vittoria assolutamente meritata. Sono scesi in campo con... One.